La vicenda parte nel 22 d.C., nel momento in cui nei dintorni di Anagni, vicino a Roma, Quinto Valerio, un romano, doc, diciamo, incontra sette personaggi che vengono dal futuro, esattamente tre che arrivano indietro nel tempo dal 1944 e quattro personaggi che arrivano indietro nel tempo dal 2015. Qui parte la vicenda, che è abbastanza interessante, molto interessante, diciamo, e anche fantasiosa. Direi di partire con la prima domanda a Claudio, se ci illustra, cioè se ci fa capire meglio perché il fiume si divide e poi il significato della copertina, che ha delle immagini piuttosto interessanti rispetto alla trama del libro. Allora, innanzitutto buonasera a tutti e grazie di essere venuti. Partiamo dalla copertina, che è semplice. La foto rappresenta un foro romano. Alcuni la scambiano per la basilica, in effetti dovrebbe essere una basilica, ma dovrebbe essere la Basilica Giulia, della quale adesso rimangono solo, rimane sì e no per il metro, che si può vedere se si va a visitare il foro. Davanti a questo una locomotiva con scritto SPQR, sono riusciti a leggerlo, prendono le mani, se ne accorge, che simboleggia, la locomotiva, per quanto sia qualcosa per noi di antico, è comunque sempre stata simbolo di progresso. E quindi la locomotiva davanti al foro romano, in fulmine, simboleggia l'evento, l'unico evento fantastico del libro, in sostanza, in cui l'ambientazione storica parte da lì, che accade, che in pratica c'è sto strano a cadere quasi sulla terra e investe un'auto con quattro vicentini. Sono quattro persone di alta levatura e una volta che si rendono conto di dove sono, che riescono a trovare vitalità, decidono da farsi. Quindi, si esaurisce già la prima parte del libro e tenterei di non andare oltre perché se no tanto vale. Ecco. L'impero d'acciaio perché? Perché volevo qualcosa che ricordasse Roma, cioè l'impero romano non era certo il caso, però volevo qualcosa che richiamasse Roma, l'acciaio perché l'acciaio è simbolo di robustezza, di tenacia e a sua volta anche di progresso a un certo punto, perché come forse saprete, senza del buon acciaio non si fa niente, non si va lontano. E quindi è un fattore importante, non è solo quello, comunque il fattore che i nostri tenteranno di cambiare una volta trovando resistenze, appoggi, insomma, barcamenandosi nel loro. Il fiume si divide perché? Perché parlo della teoria dei paradossi temporali, eccetera, e a un dato punto ci sono due teorie in pratica, quella del noto film, nessuno di noi giovanissimi, più o meno tutti lo avremmo visto, non avremmo potuto parlare di Ritorno al Futuro, cioè che se cambi il passato, quindi c'è un unico flusso, se cambi il passato, il cambiamento effettuato nel passato si riverbera ovviamente nel futuro, e questa è una teoria. Ce ne sono altre di universi paralleli, sostenute anche da alcuni volver si verificassero eventi di questo tipo, insomma, vabbè, diciamo, ci sono dei fondamenti vagamente scientifici, quantomeno qualcuno ci ha speculato su queste cose. Io mi sono divertito a scrivere la storia perché sono stato guidato da questo. Cosa farei io, magari in compagnia di qualcuno più in gamba tecnicamente di me, se mi ritrovassi nella Roma imperiale? Cosa potrei riuscire a fare una volta che riuscissi ad arrivare dall'imperatore? Perché alla fine lì con quello vorrei parlare, se no andare un poco lontano. E
mi frullava continuamente questa cosa, dunque bassi potrebbe fare. E stufo di farmela frullare in testa, ho detto, boh, provo a scriverla. Vediamo, ho scritto 50 pagine, saluti a tutti, arrivederci, poi me la sono tolta e mi rimetto a suonare. E invece poi la cosa mi ha preso, ho creato dei personaggi che mi hanno preso la mano, ho creato delle situazioni che a loro volta mi hanno preso la mano e ne è uscita una storia un po' diversa, insomma. Il fiume si divide, quindi, è il tempo immaginato come un grande fiume, un flusso continuo in un'unica direzione, che a un certo punto, in funzione di questo evento, prende due corsi diversi. Uno, quello nel quale ci troviamo noi, un secondo corso, uguale fino a quel momento e parallelo, quindi che mai si incrocerà con l'altro fiume, in cui la storia sarà molto diversa. Non ricordiamo le convergenze parallele di cristiana memoria, perché questi sono parallele e non convergono. Quindi due storie parallele. Sì, due storie parallele, quella nella quale noi ci troviamo, perché dal 2015 poi. Perché il libro ho iniziato a scrivere nel 2015 e ho guardato il calendario e tal giorno di giugno era un martedì, sicuro, garantito, e via. Perché faccio degli stop? Perché avevo bisogno che questi avessero anche delle armi, che insomma sono sempre utili per riuscire a convincere. Cioè, una parola gentile ha un bel effetto, una parola gentile, una pistola, ha un effetto più marcato. E quindi trovo modo di far loro incontrare questi tre altri personaggi che nel primo libro rimangono abbastanza in disparte, a parte la prima fase. Che sono dei soldati che si stanno muovendo con un camion fino al ben di Dio, anche quel ben di Dio sarà molto importante per l'evolversi della storia, e se ne stanno andando da Monte Cassino, dove avevano sostato, la battaglia era già finita, loro non avevano combattuto perché erano americani, e Cassino inglesi, polacchi e francesi, ma non americani, e se ne stanno andando a Roma per cominciare ad assediarla. Come sappiamo, circa 3 settimane Roma venne sgombrata dai tedeschi, eccetera, e loro stavano andando là. E in pratica incontrano questa automobile con ancora i 4 tontiti della cosa. La sfera è ferma perché l'impatto, la scarica, ne ha rallentato fortemente la corsa, che poi prosegue e se ne torna nello spazio riprendendo ad allargarsi, perché in pratica ingloba, cioè non è una specie di membrana, né? Insomma è una cosa strana. E questi qua entrano, provocano un'altra scarica e si ritrovano un bel prato verde, cielo azzurro, alberelli, di tranquillità per Roma, perché in quel periodo Roma stava consolidando i confini, stava consolidando la struttura economica, legislativa, eccetera, dell'impero. Infatti sotto il regno di Tiberio Roma non ha preso un solo chilometro quadro di terra, e in più da quello che aveva stato, forse solo l'imperatore romano quasi a non fare guerre di conquista, lui presidiava i confini in età. Interessante per chi c'era in Palestina, quindi che mi dava delle possibilità di trattare anche un tema molto scottante, qui nel primo libro, che nel primo libro liquido in due frasi. E soprattutto
c'era la possibilità di acquistare il favore dell'imperatore rivelando qualcosa che è storia, e cioè l'avvelenamento del figlio da parte della moglie e dall'amante di questa. E quindi c'era la possibilità da parte dei protagonisti di acquistare grande credito presso l'imperatore rivelando questa cosa. Avevano modo di farsi credere, prima perché non avevano alcun interesse a raccontare la balla così, e secondo perché hanno dato una serie di particolari su come la cosa sarebbe avvenuta che l'ha resa assolutamente credibile. E quindi lì si apre un altro discorso, che è quello di avere la possibilità per Tiberio di avere un successore e di non iniziare tutte quelle porcherie che ha reso tristemente famosi i pretoriani, che fino a quel momento erano semplicemente un po' più temuti forse dei nostri carabinieri, ma non erano tanto mal visti, insomma, non erano sinonimo di gente corrotta, violenta, crudele, eccetera, no? Certo, il pesce eseguivano gli ordini senza poter farsi troppo problema. Ecco, quindi il motivo per cui ho scelto l'anno è stato questo. La scelta anche dei personaggi, chi mandare in modo tale che potesse avere un impatto di un certo tipo, è stata pensata accuratamente, in realtà vabbè, con qualche recriminazione successiva, perché all'ingegnere chimico era difficile trovare un esperto di minerali che forse sarebbe stato più utile nella cosa, però cosa ci avrebbe fatto insieme con altri? Non lo sapevo, quindi andava bene l'ingegnere chimico. Ecco, basta. Quindi l'anno è stato scelto in base a criteri ben precisi, non il 23, il 23 era troppo tardi, non il 21, mancava ancora troppo, non si erano consolidate certe cose, 22. E per quanto riguarda le competenze professionali, qui accennato, dei nostri quattro protagonisti vicentini che piombano 2000 anni indietro, uno è un ingegnere chimico e gli altri hanno competenze professionali ben precise. Per quale motivo? Beh, in primo luogo ci voleva l'ingegnere meccanico, perché insomma, ci vuole. L'ingegnere chimico è stato utile, sarà utile, ha competenze anche di meccanica, perché sono soltanto poco, non è un pollo, anzi una polla, visto che è una signora. Un economista, insomma uno, più avanti negli studi, e infine preziosa un insegnante di latino che ovviamente aiuta, sia perché conosce molto bene la storia del periodo ed è lei che sa i dettagli, perché ha studiato in particolare quel periodo dalla fine della Repubblica al primo impero, e anche per la lingua, che per quanto sarà difficoltoso abituarsi a parlarla con dei madrelingua, riuscirà in qualche modo, visto che lo insegnava, a farsi capire. Problema anche della pronuncia stessa. In Italia insegnano il latino con la pronuncia ecclesiastica, mentre in tutto il mondo lo insegnano con la pronuncia che è ritenuta corretta, cioè quella C sempre dura. Cioè Cesare, il romano l'avrebbe pronunciato Cesare, e cosette del genere. Per cui insomma in qualche modo riescono ad adattarsi velocemente. Io non ho insistito molto sull'aspetto della difficoltà della comprensione linguistica, perché non era il mio fine quello di far vedere tutti i piccoli ostacoli che questi potevano incontrare in quell'epoca. Diciamo che l'ho lasciato capire, ne ho parlato. Sono stato a fare dialoghi strampalati con malintesi, purtroppo, e compagnia bella. Lascio alla fantasia di chi legge immaginare un eventuale dialogo tra
due persone che parlano due lingue diverse, insomma, fermo restando che gli altri tre hanno tutti quanto meno un'infarinatura, avendo fatto tutto il liceo. Dopo lo sentono, bene o male, qualcosa riescono a mettere insieme. Poi la mimica, poi dice una parola per arrivare a un'altra, insomma le solite cose che si fanno quando si parla con uno straniero. E uno si dovrebbe riuscire, nella mia intenzione è che uno riesca ad immergersi nella Roma imperiale, e tant'è che a un certo punto loro fanno delle cose, io addirittura mi sono curato bene di capire che per fare un certo percorso dovevano girare un angolo, salire una scala, cercare di portare il lettore a vedere com'era certe locazioni a quel tempo. Quindi la mia lezione storica è stata da parte mia molto accurata, abiti, tutto, gioielli, cibo, perché mangiano pure, no? Le bevande, loro si sono ridotti a bere acqua perché il vino romano dopo non gli andava, uno era stemmio, e gli altri si sono ridotti a bere acqua perché il vino romano speziato con un gusto un po' acido eccetera, loro non andava giù e preferivano tutti bere e Coca-Cola evidentemente no, è disponibile. E quindi sì, poi questi qua hanno saputo adattarsi, diciamo, hanno fatto buon viso al cattivo gioco, si sono adattati immediatamente. Nel senso che diceva, vabbè, siamo qua, cosa facciamo? Restiamo a piangerci addosso o assaliamo la situazione? Cioè, siamo qua. Che si fa? Viviamo. Esatto, ce la giochiamo. Ecco, una delle prime cose nuove che hanno visto i romani portate dai giorni nostri è stato appunto un alimento, parlavamo di cibo, è stata proprio la patata che noi siamo abituati a usare tutti i giorni, ovviamente loro nel 22 dopo questo non ce l'avevano ancora, gli viene fatta assaggiare in varie cotture e ovviamente anche a coltivare, logicamente. Però hanno avuto, torniamo alla cornucopia costituita dal camion degli americani, e che avevano, vabbè, se non sapete, i camion militari, soprattutto in tempo di guerra, trasportavano un po' di tutto, cioè, trasportavano, non c'era un camion che portava solo armi, uno che portava solo munizioni, uno che portava solo viveri, suddividevano il carico per suddividere il rischio. E questa è la statica, era così. E quindi questi hanno sì un po' di armi, un po' di munizioni, hanno abiti, da combattimento, comunque la fatica, divisa libera uscita, hanno delle tende di materassi di cui non sanno che farsene, hanno delle patate, dello scatolame, insomma un po' di tutto. Il camion stesso poi aveva due argani, perché quel camion lì aveva sia un argano anteriore che uno tra cabina e cassone, e, vabbè, quindi tutta una serie di cose estremamente utili che loro troveranno lì dentro, e anche delle radio che non serviranno all'Occidente, ma serviranno a parlare. Noi facevamo queste cose qua, perché quei telefoni non è che andassero molto lontano, sanno usarli come macchine fotografiche. E ovviamente tutti loro avevano detto il loro cellulare, come penso chiunque, come Cassazzo. E ecco, quindi le patate assumono una certa importanza, perché come assumono importanza anche un'invenzione che proporranno in ambito agricolo? Una cosa estremamente semplice, cose che per noi sono assolutamente scontate, massive, là non lo erano affatto. E così come invece fare una pentola esplosiva era un tantino più, diciamo che richiamava di più l'attenzione, era più, aveva più impatto di una patata. E quindi, cioè, farla polvere da sparo è una cosa da ridere.
clienti erano sempre stati lì, sono sempre stati lì, fin da, dal 2000 prima di Cristo, prima sono sempre stati avuti. E bisognava sapere come metterli insieme, che se si mettevano insieme si avvicinavano. Assolutamente scontato. Il bambino a 6 anni lo sa, lo apprendi immediatamente perché comunque l'ha già visto. Sei uno zero, se uno gli ha detto, no. E, cioè, il concetto di zero non è un concetto che c'era a quell'epoca, ma neanche nel Medioevo, cioè fino al 1200 non esisteva. E quindi c'è. Portano delle cose, poi hanno delle idee molto precise su che cosa serve a Roma per mantenere stabilità e cercano di portarle avanti, insomma. Quindi è chiaro che il loro interlocutore, che è l'imperatore, visto che questi portano velocemente dei risultati, dà a loro fiducia. Però adesso qua stiamo già anticipando, d'altronde è ovvio, se la storia va avanti te lo comprano più, se no esatto, è chiaro che ottengono qualche risultato. No, l'unica cosa da sottolineare è anche il fatto, come dicevi tu, la conversione poi dei numeri romani in numeri arabi e la composizione della polvere da sparo, per non parlare delle altre poi scoperte che vengono portate 2000 anni indietro, viene spiegata in maniera molto semplice, per cui il testo può essere letto da una persona che ama così la lettura per diletto, che lo capisce, sia da una persona competente da un punto di vista scientifico. Sì, non mi sgamano, nel senso che non mi prendono in castagna sulle parti tecniche, ma non sono nemmeno noiose, cioè sono scritte in modo tale, tante volte in forma anche di colloqui, sui quali il libro si basa molto, perché non è un libro che racconta molto, descrive luogo, costume, eccetera. Non è un libro che parla molto di stati d'animo, se non a poche righe. Sono il libro portato avanti principalmente dai colloqui, cioè la storia si svolge, si evolve attraverso colloqui molto serrati, in cui rarissimamente viene descritto lo stato d'animo dell'interlocutore. Lo si può intuire da quanto. Sì. Da quanto dice, insomma. Infatti, da un punto di vista tecnico, io volevo chiederti proprio sul dialogo, come lo riporti nel testo. È un dialogo molto diretto, molto rapido, cioè manca molte volte dello sintagma di legamento che diciamo noi, disse, rispose, assertì. È molto, molto diretto, che va proprio al significato. Diciamo. Sì, cioè, vabbè, è chiaro che se uno fa una domanda, l'altro gli risponde, cioè mi sembra superfluo scriverlo, cioè te lo scrivi, puoi anche usare quattro righe per scrivere che uno rispose, ma se vuoi andare al punto gli metti la risposta e ciao. No, proprio un colloquio, però si capisce chi risponde, cioè, chi parla. Sì. Tante volte evito addirittura di mettere il nome di chi interloquisce. No, perché è evidente che se faccio una domanda a Paolo, sarà Paolo che risponde, no, e tante altre metto semplicemente il nome di chi interloquisce, tipo sceneggiatura, cioè Pippo, Pappo e Carlo, eccetera, senza frontoli, insomma, salvo rari casi, disse ridacchiando, oppure rideva, così, insomma, cose di questo tipo. Molto simili. Sì, prego. No. Beh, diciamo che quello l'ha fatto ben prima di me gli autori anglosassoni, che tolto alcuni ottocenteschi, vabbè, evito l'aggettivo che mi viene, no, però voglio dire, se si leggono autori contemporanei, intendersi XX secolo in avanti, la loro prosa ha proprio il pregio, dal mio punto di vista, di essere estremamente liscia, scorrevole, che va al punto delle cose senza indugiare in sofismi e cose. E lo stesso per il loro corpo legislativo, molto preciso, a differenza del nostro, che è molto opinato.
Quindi è proprio un fatto di cultura. A me piace molto la cultura anglosassone, piace la lingua anglosassone. E quindi non la conosco bene al punto da leggere un intero romanzo in inglese, però quel che basta magari per leggere qualche passo e anche capire in originale come l'autore si esprime, perché a volte le traduzioni purtroppo sono quel che sono. Quindi qualcuno se ci sono altre domande faccio una domanda, Claudio. Al tempo di Tiberio la società romana era una società anche abbastanza violenta, cioè, pensiamo solamente ai gladiatori e agli spettacoli che venivano offerti per la popolazione. Quindi i tuoi personaggi come si pongono nei confronti di questa violenza di base che c'era nella società romana? Sostanzialmente se ne fregano, nel senso che loro sono stati messi in condizione di potersene fregare, e cioè proprio la risposta è molto, molto piatta alla domanda precisa. Sì, la società era violenta, Roma era una città invivibile, ben più di adesso, perché in pratica una nobildonna rischiava, anche se scortata, di venire addirittura di vedersi strappare l'orecchino al volo, no? E col tocco della resta K, e tanto per essere chiari, anche in pieno foro, in pieno giorno. E quindi diciamo che i benestanti avevano sempre quantomeno una scorta, quindi certamente era pericoloso andare in giro anche per strada. Diciamo che loro vengono messi in condizione di non preoccuparsi. Infatti non ci sono. Non dico, no, nel primo libro no, non ci sono episodi di violenza, anche perché non era proprio il caso, visto cioè non voglio anticipare niente, ma non era il caso che ci provassi. No, c'è un piccolo episodio di violenza, ma è una delle donne ha attaccato, si è difesa. Ecco sì, un'altra cosa nella loro ricetta che io ho applicato in tutta la serie è purtroppo un ruolo molto importante per le donne, sia dal punto di vista come purtroppo, per tutta la serie di motivi loro si sentono di dover promuovere il ruolo delle donne. Hanno anche due donne abbastanza, diciamo, in gamba, decisamente in gamba. Sì. Vicentini, scusa. Sì. Oltre che belle donne, ma questo è secondario ai fini del romanzo. Comunque è importante invece che siano in gamba, che sappiano molto bene il fatto loro. Ed è anche importante che l'imperatore avesse un suo interesse particolare nel promuovere maggiori diritti per le donne, perché già il suo predecessore, Cesare Augusto, Pretorio, prima, aveva fatto delle riforme importanti dal punto di vista del diritto di famiglia, cioè la moglie non era più la schiava del marito, avevano pari. Le donne romane camminavano tranquillamente per la strada da sole, eccetera, non avevano grossi problemi. Alle terme tutti erano come mamma li aveva fatti, e ci andava Cesare Augusto spesso, andava alle terme proprio. Avevano viceversa, però in pubblico al foro le donne erano coperte praticamente. Non avevano lo chador, ma erano ben coperte, adeguatamente coperte. E, però avevano comunque già un certo status sociale, insomma non erano certo come sarebbero state mille anni dopo. E loro identificano questo come uno dei problemi della società e come uno dei modi di superare certi ostacoli che sapevano si sarebbero posti
davanti in fondo, e quindi agiscono anche in questo senso, aiutati anche dalle due, che sono due toste, che riescono a farsi valere, insomma, sia in campo professionale che in campo umano. Ecco. Abbiamo toccato le terme. Allora, nel libro noi vediamo in questo romanzo che c'è ovviamente ben sentita anche la parte sentimentale, nascono degli amori, delle amicizie molto forti, però a volte troviamo una certa trasgressività. Sì. Come mai? Dunque, sì, ci sono episodi trasgressivi anche piuttosto espliciti, perché mi piaceva metterli dentro, perché si attagliano bene col periodo. C'è alcuni piccoli incidenti all'inizio, vabbè, e due di questi che erano colleghi che si tenevano adeguatamente alla larga, vabbè, insomma, no, non voglio raccontare niente, e comunque queste piccole trasgressioni del tutto innocenti, in fondo, perché comunque sono fatte tra adulti consenzienti, eccetera, no, serviranno soprattutto in seguito, solamente in parte in questo primo libro, ma molto nei seguiti, per stabilire o comunque rinsaldare dei legami di amicizia tra coppie. Cioè, io ho interpretato un po' la storia, devo dire, perché i romani avevano certamente una grande apertura di costumi, molto più della nostra, però certe cose le facevano non tanto con la moglie quanto più frequentemente con la concubina, che era una specie di fidanzato. Anche scientifica, ma comunque storica. Hai viaggiato, sei andato a Roma oppure sei documentato di più via internet? Diciamo che al giorno d'oggi, se si viaggia è meglio. Con internet ci sono dei siti veramente incredibili, poi avendo la fortuna anche di sapere abbastanza l'inglese, se non trovo un italiano cerco in inglese, talvolta ne sanno più loro di noi sulla nostra storia, addirittura da siti australiani trovi cose che, cioè, se vai cerca proprio del dettaglio delle cose. Vabbè, no, forse anzi, però, siccome io ero stato a Roma solo, vergogna tremenda, ma come molti italiani ho visto magari, non so, Dublino o il Cairo, ma non ho visto Roma. All'inizio del 2015 siamo andati con mia moglie, mia cognata e suo marito a fare un giretto a Roma durante le feste di Natale. E devo dire che forse è stato lì che mi ha avviato, cioè passare per questo foro che si poteva intuire splendido, il Colosseo piuttosto che il Circo Massimo, eccetera, e se uno ci passa davanti vede quattro piere, se uno ci passa e chiude un attimo gli occhi può riuscire a pensare a cosa era al tempo di Augusto, di Tiberio, anche di Traiano. E quindi forse è stato quello lo stimolo proprio per cui la cosa cominciava a girarmi in testa sempre più forte, e a un certo punto ho detto, beh, proviamo a buttarla giù. Era, sì, il viaggio l'ho fatto il primo di gennaio e il libro l'ho iniziato a scrivere a fine maggio, quindi è più che possibile che sia stato invece proprio lo stimolo. Probabilmente quando sono andato in Egitto, altra civiltà che mi ha molto affascinato sempre, non avevo né il tempo né la propensione a scrivere questa cosa, e poi lì saremmo partiti anche troppo indietro, quindi non mi serve. Cioè, comunque avevo questa cosa che mi frullava, un bisogno, un po' come quando suonavo sul serio, avevo il bisogno di sedermi lì e tirar fuori quattro accordi che avessero un minimo di significato da chitarra o dalle tastiere. Ecco, c'è già un seguito della trilogia che lo
abbiamo definito anche la fine del libro, in cui il lettore ovviamente andrà avanti nel secondo Beh, libro. Sì, il primo libro finisce, diciamo, compie il primo ciclo e dopo parte un secondo, compie il primo ciclo con eleganza, senza suspense, con una cosa... Però c'è un arrivederci. Ah beh, quello sì, perché loro si lasciano dicendo che preoccupandosi di preparare i bagagli per il viaggio che faranno domani, quindi è evidente che poi uno è curioso di andare a vedere. Dovrebbe essere curioso, se gli è piaciuto il primo va anche a vedersi il secondo, vedere che cosa succederà nel secondo. Una serie di schermaglie verbali. Schermaglie verbali e in cui comunque si presentano e decidono che fare. A un certo punto la protagonista dice, poi i protagonisti sono parecchi, l'imperatore spesso sarà un protagonista, il figlio dell'imperatore sarà un protagonista, se ne continueranno ad aggiungere più o meno importanti. E il protagonista dice, sommato l'arte non è una cosa di cui l'impero non può fare a meno, e l'altro le risponde dicendo che no, l'arte è importante perché leva l'anima, perché anche i barbari, per quanto discutibile, coltivano le forme d'arte, e siccome stavamo parlando del musicista che lei aveva presentato, cita una frase di Omero in greco, che ormai è noto che di alto livello, se non parlavano greco, non erano di alto livello, esatto. E la cita, e l'altra, appena finisce, dice Omero, e entrambi rimangono piacevolmente sorpresi dalla reciproca cultura. È un piccolo, diciamo, un cameo che dà l'idea di come i rapporti cominciano attraverso questa frase, poi. Avevo sta cosa, dovevo farmi assumere una... Fisicamente? Sì, doveva avere una dimensione quantomeno elettronica, cioè qualcosa che fosse fissato da qualche parte.